don Enzo Matti è ancora prete. Beh, diciamo così, che io sono stato sacramentalmente sì, lo è. Ecco, lo è sempre, sì, ma lui ha questa comunità di base, per cui lui continua a celebrare all'aperto, continuava, perché adesso sono gli anni che io non ho notizie, non so neanche se sia ancora vivo o morto. Tanto per questo, c'è visto in televisione, l'ho chiamato Auda, non lo so, non lo so. Per questo che dico quello che so, quello che non so non posso dire. Se è vivo sono ben contento. Però io l'ho conosciuto, dunque cosa poteva essere 69, 80, 70, quegli anni lì. Sono andato anche a parlare con lui e ho fatto baruffa. E ho detto no, io non mi ritrovo, dico qui. Non mi ritrovo. E sono andato con un gruppo di giovanotti della mia età, laici, io ero già chierico in seminario, e siamo stati accompagnati da loro al nostro parroco, il quale tutto entusiasta, dopo che abbiamo parlato con lui, ci siamo ritrovati alla sera a Ronco Bilancio. E il parroco è rimasto deluso perché tutti quanti noi abbiamo detto boh, non ci siamo mica, perché l'aspetto sociale è stato molto interessante. Noi eravamo stati educati da un cappellano il quale ci ha detto: vedete ragazzi, la croce è fatta di un braccio orizzontale. Questa è la vita del cristiano: interessarsi della società, della politica, della cultura, povertà, piaghe dell'umanità, disgrazie, bisogni, preghiera, rapporto con Dio, rimanere in grazia, evitare il peccato, fare vita di comunità. E noi abbiamo risposto a questo parroco: noi non siamo stati educati così, perché noi oggi abbiamo visto il braccio orizzontale della croce molto robusto, ma il braccio verticale non c'era. Finita la discussione su. Questo succede nella vita. Torniamo, se no il caffè non ce lo guadagniamo mica. Allora, una distinzione che mi può essere utile è questa: presbitero ed episcopo hanno il potere di creare il sacramento. Parola un po' grossa, ma passa. Il diacono non può creare nessun sacramento, come i laici. Il diacono non può assolvere, il diacono non può dare l'unzione degli infermi, il diacono non può consacrare il pane e il vino. Il diacono non può presinare. Vescovo non può delegare il diacono a presinare. E il matrimonio? Il matrimonio lo può presenziare, perché io, presbitero, Ovidio, vescovo, Tullio, diacono, siamo solo testimoni ufficiali della Chiesa, ma i ministri del matrimonio sono gli sposi. Il battesimo non solo lo possiamo dare Josef Ratzinger, Carlo Maria Martini, Ovidio Poletto, Don Renato De Zan, Tullio il diacono, ma anche voi, ma anche il non cristiano. Cioè il battesimo è un sacramento dato in mano a tutta l'umanità. Perfino un ateo può battezzare, oltre che un musulmano, un ebreo, un indù, un buddista, tutto quello che vuole. Dunque la distinzione fra presbitero
l'episcopo da una parte, il diacono dall'altra, è che questi, termine tecnico, confezionano i sacramenti. Dire confezionare mi pare di fare un paccato. Allora ho detto creare il sacramento. Invece il diacono può amministrare e basta. Quindi distribuisce la comunione, che so io, fa i funerali, predica, ma non può confezionare. Può fare una messa stessa, la consacrazione. Non è una messa, si chiama, no, no, ma comunque il concetto è giusto, il concetto è giusto. È un'assemblea domenicale con assenza di presbitero. Ma questa è un'assemblea domenicale con assenza di presbitero, lo può presiedere anche lei. Perché non ci sono di mezzo i sacramenti. Quando non c'è di mezzo un sacramento. Praticamente il diacono sembrerebbe un laico da questo, solo che è un po' tirato fuori, ma cioè non ha carino in più, è impegnato a volere il giorno. Mentre io non potevo più dell'ordine santo. Ha la sua famiglia. Allora, anche qui specifichiamo. Detto anche in termini brutali, fino al Concilio di Trento non c'è una decisione teologica e insieme disciplinare chiara della Chiesa. Nel IV secolo i vescovi avevano auspicato che i preti fossero celibi. Ciò non è avvenuto, o è avvenuto in casi rari. Quindi voi avete dal IV secolo al XVI secolo una situazione molto fluida, per cui avete preti sposati e preti non sposati. Addirittura in epoca patristica avete anche vescovi che sono sposati. Guardate che il predecessore di colui che ha incoronato imperatore, Carlo Magno, aveva sua moglie in Vaticano, a San Giovanni in Laterano, che allora era il Vaticano di quei tempi, c'era la moglie del Papa e i figli del Papa. Il celibato viene definitivamente imposto con il Concilio di Trento. Trento è quello che ha detto: ormai chiudiamo questa specie di situazione fluida e stabiliamo una situazione concreta. Questa è il punto e basta. Prima che questa decisione di Trento diventasse patrimonio comune di tutta la Chiesa, sono passati almeno due secoli. Non è stata una cosa semplice. Per cui oggi la Chiesa dice: io ordino diacono, prete, vescovo, chi ha le due vocazioni. Chi ne ha una sola no, chi ha solo la vocazione al sacerdozio no, deve avere la vocazione al sacerdozio e la vocazione al celibato. Quindi per il diacono, per il presbitero e per l'episcopo questa è la posizione della Chiesa. Quando il Concilio Vaticano II apre al diaconato degli uomini sposati, è stata una bella novità. Però guardate, è stata una bella novità vecchissima di almeno 17 secoli, 18 secoli. Quindi è stata una cosa molto antica portata nel presente. Cosa intendo dire? Che già alle origini, e queste origini sono mantenute vive dalla Chiesa ortodossa, la Chiesa ha la possibilità di ordinare diacono un uomo sposato e ha la possibilità di ordinare prete un uomo sposato. Non si assume più la responsabilità, salvo eccezioni, di ordinare vescovo un uomo sposato. Se voi notate, quando gli anglicani
cattolicesimo, cioè da cristiani anglicani sono diventati cristiani cattolici, sono stati riordinati. Questi pastori anglicani sono stati ordinati preti cattolici, vescovi compresi. I vescovi non sono stati ordinati vescovi, i vescovi anglicani non sono stati ordinati vescovi, sono stati ordinati presbiteri. Perché nelle due grandi chiese, chiesa cattolica e chiesa ortodossa, ci si sposa prima dell'ordinazione. E allora la chiesa ti accetta come uomo sposato per diventare prete e diacono, non per diventare vescovo. Il vescovo deve essere non sposato. Mentre la Chiesa ortodossa ha questa tradizione, la Chiesa cattolica invece non ordina più uomini sposati per farli diventare presbiteri. È solo questione di tempo. Perché se la Chiesa ha messo uomini sposati a un diaconato, e ricordatevi che l'ordine sacro è diviso in tre, quindi già nell'ordine sacro abbiamo persone sposate, i diaconi. È probabile che con il tempo anche alcuni presbiteri possano essere ordinati tra gli uomini sposati, che con termine tecnico vengono chiamati viri probati, cioè gente con la spina dorsale tirata a luce. Siamo in una fase di evoluzione e in questa evoluzione non aspettatevi novità, aspettatevi piuttosto che la Chiesa peschi dalla ricchezza del suo patrimonio storico alcune forme che già sono esistite, poi sono cadute in disuso e la Chiesa ripesca queste forme. Perciò se un domani, ipotesi, ci fosse il sacerdozio sposato e il sacerdozio celibatario, non è una novità, la Chiesa ha già vissuto questa situazione. Che domani le donne diventino diacono, non c'è nessuna novità, è già successo. Cioè la Chiesa può sempre ripetere ciò che ha vissuto e che non è mai stato dichiarato sbagliato. Se una cosa vissuta non è mai stata dichiarata sbagliata, la Chiesa può prenderlo e rimetterlo in piedi. Perché il grosso problema è il servizio degli uomini. Il criterio della Chiesa è propter nos homines incarnatus est. Cristo si è incarnato per gli uomini e la Chiesa deve ragionare secondo questo criterio. Per il momento la Chiesa dice agli uomini non serve il diaconato femminile. Per il momento agli uomini non serve il presbiterato femminile, punto. Ma mentre il diaconato è facile da rimettere in piedi sul presbiterato. Proprio brevissimo, logicamente il diaconato fa parte dell'ordine. Sì, però non è dello stesso tipo. Ho capito, sì, perché se non può fare i sacramenti, che ordine è mai in realtà? Cioè, questo dal punto di vista teologico. Ecco, no, questo giudizio è dal punto di vista sociologico, quello che hai fatto tu. Dal punto di vista teologico, il diacono ha un'imposizione delle mani, gli altri no. A messa c'è una signora che si chiama Marinella che distribuisce la comunione, il ministro straordinario della comunione. Che differenza c'è fra lui e un diacono? Sotto il profilo operativo nessuno. Sotto il profilo operativo nessuno. Certamente se tu prendi in mano la liturgia delle ore e preghi, e io prendo in mano la liturgia delle ore e prego, sotto il profilo sociologico non c'è nessuna differenza, ma sotto il profilo sacramentale io prego a nome di tutta la Chiesa, tu preghi a nome tuo. Sembrava che la liturgia delle ore ci si mettesse in una se lo fai da singolo, no, da singolo è preghiera tua.
comunità sì, se lo fa in gruppo 2, 3 o 4 sì, ma da solo no, mentre se io lo faccio da solo sì. Riprendiamo, ce la facciamo, sì. No. Il medico non ci ha ordinato di arrivare alla fine dei fogli. È molto meglio casomai rispondere ai punti di domanda che abbiamo qui, perché lo scopo di queste cose non sono le cose, ma siamo noi. Mai dimenticarci, noi siamo più importanti di tutto ciò che è scritto qua. Prima di procedere, volevo farvi notare anche altre piccole cose che sono presenti nel testo, perché quando lo leggiamo sembra quasi un raccontino per bambini piccoli. Invece no, provate a prestare attenzione alla linea J, J, I lungo. Non sta bene che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alle mense. Se noi dovessimo fare una scala di valori, che cos'è più importante? La parola di Dio, poi la diaconia. Vi è chiaro? Vi dirò di più, se noi osserviamo la linea Q, oltre che al ministero della parola c'è anche un altro elemento che viene prima. Vi è chiaro? Tenete presente quello che diceva questo vecchio cappellano, che tu Anna Maria forse hai conosciuto, Don Silo Pasquini. Secoli. Braccio orizzontale e braccio verticale. Qui è chiarissimo il concetto. Prima la preghiera e la parola di Dio. Prima questo. Poi il servizio. Teresa di Calcutta aveva stabilito questo criterio. Quando era il momento di preghiera, le suore lasciavano le persone che stavano assistendo e andavano a pregare. Poi tornavano. Sotto il profilo sociologico, questo comportamento sembra un assurdo. E tutti i cristiani che giudicano assurdo questo comportamento è perché giudicano un braccio, non un altro. Qui voi vedete con chiarezza come i dodici dicono preghiera e parola di Dio prima, servizio poi. Quindi servizio non è escluso, ci mancherebbe altro, viene istituito un ordine apposito per questo servizio, ma quando bisogna mettere in scala di valori bisogna avere idee chiare. Se noi abbiamo queste idee chiare, allora è giusto che ci poniamo anche alcune domande. Non varrebbe la pena che la Caritas a livello diocesano qualche volta, oltre che a chiedere dei soldi, si inventasse qualche serata in cui chiama la comunità cristiana a pregare per questi poveri, per questi terzo mondiali, per questa gente che viene clandestina o meno? Perché se è vero che la croce di Cristo è fatta da due braccia, non si capisce perché non bisogna tenere presente l'orizzonte e il verticale. Altrimenti, tra noi cristiani e qualunque gruppo antropofilo, soprattutto di tipo inglese americano, che differenza c'è? Eppure qui viene detto in maniera specifica: preghiera, parola,
noi non riusciamo a fare i servizi, istituiamo un ministero per i servizi. Ma non si può trascurare queste cose, queste vengono per prime. È un modo un po' difficile da accettare, soprattutto in una società attuale come la nostra, dove tutto è giudicato dalla efficienza. Ci si dimentica che la preghiera rende efficiente il soccorritore. Bene. Altra piccola osservazione sempre all'interno di questo brano. Non sono servite bene le vedove degli ellenisti. Provate ad osservare i nomi dei sette. Sono tutti greci. Non c'è un ebreo neanche per scommessa. Allora facciamoci un'altra piccola domanda. Noi abbiamo nella nostra diocesi ghanesi, nigeriani, ucraini, polacchi. È possibile che un prete parroco di una parrocchia si occupi anche di queste persone? Non sarebbe forse più opportuno che chi è responsabile della diocesi, o coloro, perché non si può dire uno solo, responsabili della diocesi, provvedano ad un prete ghanese per i ghanesi, a un ucraino per gli slavi, cioè avere dei preti che conoscono la mentalità, la cultura, la sensibilità. Noi no. Due piccoli esempi. Io ho avuto la fortuna, o la sfortuna, non lo so, di essere emigrante con i miei genitori a Buenos Aires. E per noi era una gioia infinita quando un prete italiano riusciva a celebrare la messa nella chiesa di Sarandì o di Avellaneda. Quando parlava, parlava il nostro linguaggio, non solo la nostra lingua, ma faceva riferimento ai valori culturali che erano i nostri. Il prete argentino, buono, ma di una bontà eccezionale, con moglie e figli ovviamente, gli volevamo un bene da morire, però non era la stessa cosa. Appena diventato prete, Abramo Festi mi chiama, mi ha ordinato il 25 giugno. Primo luglio mi chiama e mi dice: potresti andare in Svizzera a fare per due mesi il cappellano degli operai italiani e così dai il cambio a quei preti nostri che sono lassù e che non hanno mai fatto vacanza. E io ho preso la mia vecchia Volkswagen di quinta mano e sono andato a Burgdorf, e questi miei amici più vecchi di me hanno potuto tornare a casa. Io nel frattempo mi sono imparato il tedesco, quindi ce l'avevo guadagnato. Ma noi avevamo questa sensibilità di mandare su in Svizzera o in Germania o in Francia il prete italiano per i nostri operai italiani. Vi dirò che non c'era neanche un friulano a Burgdorf. Erano tutti nostri amici del sud. Però a loro andava benissimo lo stesso. Perché noi non siamo capaci di pensare così? Per loro, che sono gli emigranti di oggi. Seconda cosa, io ho avuto la fortuna o la sfortuna, non lo so, di essere collaboratore per lunghi anni di Don Giuseppe Romanin, parroco di San Marco, il quale aveva prestato l'oratorio a un gruppo di cristiani battisti di colore
ci dà, la seconda volta non ci va più. Dico, perché detti non ci vai? Dice, ma tu ti rendi conto? Dice, 2 ore non ha fatto altro che cantare e ballare. E poi hanno letto un brano dell'Antico Testamento e poi ha fatto una predica per un'altra ora. 3 ore, non ci vado più. Dico, per amore di Dio, fai anche bene. Però capite? Per 2 ore non hanno fatto altro che cantare. E la loro sensibilità, la loro cultura, la loro mentalità. Per gli ellenistari, tutti greci. Non c'è un ebreo neanche per morire. Capite? Siamo nella zona orizzontale del braccio della croce. Bene. All'ultimo versetto, il versetto 6, lettera CC, di presentarono agli apostoli chi? Tutta l'assemblea. E dopo aver pregato imposero loro le mani. Chi? Tutti. Tutti. Alla linea 26 del nostro secondo foglio. Aveva carismi notevoli. Quali carismi avesse non lo so. Poteva essere il carisma dell'organizzazione, il carisma dei miracoli, il carisma della garbe, il carisma X, il carisma Y, non lo so. Ma quando si dice uomo pieno di Spirito Santo, vuol dire che era un qualche cosa di singolare, ma erano qualche cosa di singolari anche gli altri. Voi siete pieni di Spirito Santo? Io vi sparo se mi date quella risposta lì. Qui tutti. Fate questo pensierino elementare. Qui dentro c'è gente consacrata, c'è gente sposata, c'è gente single. Sì o sì? Sì. E Paolo dice ognuno ha il suo. Partite già da questo. Quindi, noi qui dentro i carismi, alcuni carismi li abbiamo, e ben solidi, perché sono doni che stanno orientando totalmente la nostra vita. E non è poco, perché il Padre Eterno di vita storica ce n'è data una, non ne ha date due. E quindi tutta la nostra vita è già bella impacchettata di Spirito Santo. Secondo, vi siete mai messi davanti allo specchio dell'anima? L'umiltà è chiamare le cose con i loro nomi, non è dire ah, io non ho nessuna qualità, perché quella, nella Chiesa Cattolica, questo atteggiamento si chiama bugia. Impara a conoscerti, tu hai delle qualità, non le hai tutte, ma alcune qualità le hai, riconoscile e ringrazia Dio di averle. Capite cosa vuol dire essere pieno di Spirito Santo? C'è qualcuno che ha in maniera sovrabbondante alcune caratteristiche, va bene? Carlo Maria Martini, noi diremmo, è un uomo pieno di Spirito Santo, perché ha un carisma particolare. Quello no, io sono suo discepolo di un'altra cosa. Mi spiego? Lui ha una chiarezza di visione delle cose e una paresia interiore, per cui ormai le cose con estremo riservo, delicatezza, le dice, e chi le deve intendere, noi non abbiamo